Ben ritrovati cari amici, eccoci qui con una nuova puntata settimanale di RST Spazio Aperto, la rassegna delle principali notizie che hanno caratterizzato la settimana appena trascorsa, cari amici. Vi ricordo che RST Science è edito da RST Spazio 7, scusatemi, è edito da RST Science e Pianeta Oggi TV. Quindi possiamo subito incominciare a leggere le notizie della settimana appena trascorsa. Cominciamo con domenica 1 aprile. Girolamo Li Causi, il comunista che inventò l'antimafia, andò a parlare nella piazza dei boss che fece sparare, fu sparato. È una figura fondamentale della sinistra italiana, quella ricostruita e raccontata da Massimo Asta nel libro Girolamo Li Causi. Un rivoluzionario del Novecento edito appunto da Carrocci. Lo hanno definito un intellettuale in bilico tra Sorel, Lenin e Gramsci, un rivoluzionario di professione. Di sicuro c'è che Li Causi, scusatemi, è un protagonista indiscusso nella storia del movimento operaio italiano del Novecento, nella formazione della cultura economica del PCI, appunto, e nell'elaborazione della sua linea meridionalistica o meridionalista. Grande figura questo personaggio, questo libro veramente spero che faccia onore, insomma, alla sua opera e soprattutto al suo modo di agire. Lunedì 2 aprile, Winnie Mandela che muore, addio all'ex moglie di Nelson, combatté al fianco di Nelson Mandela contro l'apartheid. Era nata a Mbizana il 26 settembre del 36, del 1936, e aveva appunto combattuto accanto all'ex marito la lunga battaglia politica per il riconoscimento dei diritti delle donne e degli uomini di colore in Sudafrica. Nel corso degli anni la sua reputazione venne macchiata da scandali politici e legali che l'hanno portata a una condanna a 3 anni e mezzo di carcere. Comunque non dimentichiamoci di questa donna, di questa grande battaglia insieme al suo uomo per i diritti delle persone, degli uomini, delle donne di colore in Sudafrica. Martedì 3 aprile, YouTube, donna spara nella sede di San Bruno, poi si uccide. Il padre dice era arrabbiata perché non la pagavano per il video. C'è uno che non viene pagata per un video e comincia a prendere la pistola e spara. Qui, insomma, sarebbe un'ecatombe se tutti dovessero fare così, insomma. Chissà quanti esseri umani rimarrebbero, cari amici. Comunque, Nasim Agdam, 39enne di origine iraniana, ha aperto il fuoco contro una caffetteria del quartier generale californiano. Poi cosa c'entrava la caffetteria? Se non gli veniva a pagare il video, doveva prendersi con la direzione, insomma con l'amministrazione di YouTube. Ha colpito persone a caso, insomma, lo ha dichiarato la polizia, smettendo l'ipotesi che l'obiettivo del gesto potesse essere un presunto fidanzato. Ma anche se fosse stato il fidanzato, tu non vai a uccidere tante persone, cioè delle persone, tenti di uccidere le persone perché semmai hai litigato col fidanzato. Anche in questo caso ci sarebbe, se tutti dovessero fare così, un'ecatombe. Comunque gli agenti hanno invece confermato che la donna aveva avuto una lunga disputa con la compagnia. Bisognerebbe capire veramente cosa è successo tra la compagnia e lei, però insomma è un gesto estremo e secondo me insomma non si fa così. Mercoledì 4 aprile. PM Di Matteo dice Berlusconi ancora decisivo nonostante la sentenza dell'Utri. La parola del sostituto procuratore nazionale antimafia Nino Di Matteo, intervenendo appunto a un convegno in Campidoglio che si chiamava Mafia 2.0, azioni di contrasti da parte dello Stato. Domani, comunque, il giorno dopo, è stato che il leader di Forza Italia alle 11 si doveva presentare al Quirinale per le consultazioni per la formazione del nuovo governo. Ma io voglio capire una cosa, insomma, se una persona è stata condannata, no? Insomma,
può fare politica così sfacciatamente, e soprattutto un'alta carica dello Stato incontrare un condannato? Io non lo so. Cioè, mettiamo a caso che un povero Cristo va in galera perché ruba, perché ha fame, ruba in supermercato, va in galera. Signor Presidente, lei dopo lo incontrerebbe quel personaggio? Cioè, io credo di no. Quindi, ma perché si fa così, insomma? Chi è Berlusconi? È un uomo ricco, ma è un essere umano come tutti quanti noi. Quindi non ci dimentichiamo di questo. Quando facciamo politica, quando andiamo a votare, ricordiamoci sempre di queste problematiche. Ricordiamoci che ci sono tante persone oneste, ma anche tante persone che non lo sono. Giovedì 5 aprile, vediamo cosa ci dice la giornata. A Brescia una bimba di 4 anni muore di otite. Cioè, era stata respinta addirittura da 2 ospedali. Perché l'avevano respinta? Insomma, la piccola aveva la febbre e dolori al collo da 1 mese e mezzo. La procura ha aperto un'inchiesta, al momento senza indagati, per analizzare il percorso della bambina che, prima di morire all'ospedale civile di Brescia, era stata visitata da altri 2 ospedali della zona. Io vi dico che molte volte quando si va a pronti soccorsi e si porta a pronti soccorsi sono molto superficiali. Innanzitutto perché si fa l'ingresso al pronto soccorso, lo si fa decidere a un infermiere, e secondo me dovrebbe essere un medico a decidere, non un infermiere. E poi perché quando arrivi dentro sei un lavativo, sei qualcuno che rompi le scatole. Cioè, si dovrebbe un po' cambiare questa mentalità, anche perché oggi fare il medico non è come una volta i medici lo facevano con coscienza. Oggi non lo so, non ho questa impressione, devo dirlo onestamente, anche come esperienza personale, ma personale anche della mia compagna che ricorre insomma spesso per problematiche in ospedale, e vedo e sento da lei come viene trattata. Quindi ricordiamoci che chi sta poco bene, anche chi finge, non lo sappiamo chi finge, ma fin quando non scopriamo attraverso le analisi che ha finto, devono avere il diritto a essere trattati come si deve. Quindi il ministro della salute Beatrice Lorenzin ha inviato gli ispettori, ha fatto bene, grazie Beatrice Lorenzin per questo. Una bimba di 4 anni comunque è morta a questo ospedale civile di Brescia. La piccola era arrivata alla struttura lo scorso 31 marzo già in gravi condizioni ed è morta appunto a causa delle complicanze di un'otite. Come si fa a morire di un'otite oggi? Amici miei, come si fa? Noi era una banale infiammazione appunto che era insorta con un ascesso della fossa cranica posteriore, che è stata poi la causa del decesso, come appurata dai chirurghi che l'hanno operata. Scusatemi amici miei, ma io rimango esterrefatto davanti a queste notizie. Oggi la medicina ha raggiunto traguardi veramente molto importanti, però non va di pari passo la struttura, non vanno di pari passo le strutture ospedaliere, le strutture della nostra sanità. Ci dovrebbe essere più controlli e più punizioni per chi sbaglia, perché ci sono tanti medici onesti e questi medici onesti vanno sotto, perché poi noi ce la prendiamo con la categoria in generale. Invece non è vero, perché ci sono medici che non si comportano bene e noi dovremmo prenderci solamente con quei medici lì. Quindi cari amici, quando andate in un ospedale, andate al pronto soccorso e non venite trattato con decenza, come vi meritate di essere trattati come ammalati, lo dovete far presente, dovete fare esposti in continuazione, dobbiamo far uscire fuori il caso. Qualcosa succederà prima o poi, no? Con questi governi, soprattutto adesso che sembra che questi partiti che hanno vinto tra il centrodestra e il Movimento 5 Stelle vogliono rivoluzionare il mondo. Vedremo che cosa rivoluzioneranno. Io sono qui alla finestra che aspetto, perché ho sempre avuto rispetto per il Movimento 5 Stelle, o non ho tanto rispetto per la Lega e per l'onorevole Salvini, però questo non ha poca importanza, perché è una mia esperienza personale, è una mia idea e ognuno ha diritto ad avere le proprie idee. Però insomma, voglio vedere insomma cosa combineranno, se veramente faranno un governo. Io ci credo poco, però staremo a vedere.
Venerdì 6 aprile, le TV, insomma, addirittura Mediaset ha messo le purghe interne perché dopo il voto hanno cacciato Belpietro, scusatemi, Del Debbio, perché dicono che il populismo ha favorito Lega e Movimento 5 Stelle, perché questi fanno trasmissioni troppo populiste e quindi secondo Mediaset ha favorito questi due partiti, questi due movimenti, e quindi li buttiamo fuori. Quando vi facevano comodo ve li tenevate, non vi fanno più comodo, li buttate fuori. Comunque, il direttore della Verità lascia la conduzione di Dalla Vostra Parte. Quinta Colonna invece chiuderebbe Attenti il 26 di aprile. Insomma, i due programmi di Rete 4 infatti non piacciono a molti parlamentari di Forza Italia e all'inner circle berlusconiano, scottato appunto dai risultati elettorali. Gli ascolti degli utenti comunque hanno fatto poi il resto, perché anche gli ascolti di questi due programmi, però c'era gente che li seguiva. Sabato, e finiamo la settimana, 7 aprile, a Trieste, come porto la cintura esplosiva in aeroporto, questo è il titolo, un minore istigava la jihad sul web e diceva: pronto a fare attentato a scuola. Insomma, il giovane italiano di origine algerina è stato individuato e denunciato dagli uomini della sezione ciberterrorismo della Polizia Postale di Trieste e delle Digos del capoluogo friulano di Udine, al culmine appunto di un'indagine partita nel dicembre del 2016. Sarà sottoposto a processo di deradicalizzazione con l'aiuto di un imam. Cari amici, con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Vi ricordo che RST Spazio Aperto è edito da RST Science e Pianeta OCTV. Vi auguriamo una buona prosecuzione con la programmazione.